Grazie con il web, grazie. Allora, siamo in sede di ufficio di presidenza allargato e ci sono delle audizioni informali in ordine al disegni di legge 824, 163, 245 e 247. In questo caso stiamo parlando di norme in materia di contrasto alla surrogazione della maternità. Oggi è prevista intanto come prima audizione quella della professoressa Ida Nicotra, che è professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania. Buongiorno professoressa. Buongiorno Presidente. Lei mi sente, vero? Sì, la sento bene. Voi? Perfettamente. Non so se ci sono anche collegati, non credo, perché sono su altri temi e non avrebbe senso, altri auditi. Sono collegati? Sì. Allora, se sono collegati anche altri auditi, potrei leggere per tutti. È collegato il dottor Giuseppe Ondei? Ecco, è collegato, sì. Dottore Ondei? No. E dottor Calvigioni, che è il luogo di Pari De Gullini, credo. Pari De Gullini? È Calvigioni che viene al posto di Gullini. Galvigioni? Sì, ci sono. Vabbè, io ora leggo degli avvisi che in realtà valgono a prescindere dalla materia sulla quale si interviene, poi se qualcuno non ha sentito gli avvisi li leggerò successivamente. Intanto, anche se questa telecamera spesso riprende il banco della Presidenza e soltanto quando ci sono domande riprende i gruppi dei parlamentari, in realtà davanti a me ci sono i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Inoltre, a prescindere dalle presenze, devo farvi presente che c'è una pubblicità di questi lavori che viene assicurata attraverso la trasmissione diretta della web TV del Senato, che è stata autorizzata alla Presidenza del Consiglio. Infine, l'ufficio di presidenza di questa commissione ha deciso di garantire equilibrio nei tempi di esposizione delle tesi, pertanto questa presidenza deve evitare che ci siano squilibri. Dopo 8-10 minuti dell'introduzione dovrò necessariamente interrompervi, dare la parola ai parlamentari e poi ridarvi la parola per altri 8-10 minuti. Iniziamo con le audizioni in materia di contrasto alla surrogazione di maternità e do la parola alla professoressa Ida Nicotra, dopo averle detto che la ringraziamo per questo suo intervento. Grazie Presidente, sono io che ringrazio voi per l'occasione che appunto mi avete fornito per discutere, indagare sui quattro disegni di legge 245, 475, 163 e 824 che si occupano appunto del tema della surrogazione di maternità. In realtà, con qualche differenza, l'obiettivo dei quattro disegni di legge è strettamente correlato alla modifica del comma sesto dell'articolo 12 della legge 40 del 2004, perché vale la pena subito sottolineare come nella disposizione che è stata appunto approvata nel lontano 2004 vi è una norma che riguarda proprio la surrogazione di maternità, riguarda appunto chiunque in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni, e la punibilità di questi comportamenti, perché già in quella norma si dice che chiunque assuma questi comportamenti è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 euro a 1.000.000 euro. Questi disegni di legge hanno il compito, l'obiettivo di estendere la punibilità di questi comportamenti e in particolare della surrogazione di maternità anche quando i comportamenti medesimi vengono commessi all'estero. Vengono commessi all'estero ovviamente da cittadino italiano, secondo le norme previste negli articoli 6 e seguenti del codice penale.
Qual è la ratio di questa estensione di punibilità? La ratio è strettamente correlata al tema della offensività, o se vogliamo del disvalore sociale, di questi comportamenti. Infatti il cosiddetto turismo ricreativo è una pratica oggi molto diffusa che incide profondamente. Procreativo. Cosa ho detto? Mi scusi. Ricreativo. Ah sì, scusi, procreativo, che incide profondamente e negativamente sulla dignità della donna e appunto sulla sua sulle sue capacità esistenziali. Di solito le donne che si prestano a questo tipo di pratica vivono in paesi molto fragili, sono donne che hanno pochi diritti, poca istruzione e anche problemi di carattere economico. Quindi l'idea è quella di costituire da parte dell'ordinamento italiano un deterrente rispetto a queste pratiche. Va detto che i disegni di legge sono in linea con la Carta Costituzionale italiana, in particolare gli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione, e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, da ultimo la sentenza 133 del 2021, in cui la Corte parla espressamente della pratica della surrogazione di maternità come un modo intollerabile che offende la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, sentenza ripresa anche dalla Corte di Cassazione. E principio questo appunto della tutela della dignità della donna presente anche nelle carte internazionali, in particolare vi è una risoluzione del Parlamento europeo del 2015 che contrasta, che condanna proprio la surrogazione di maternità. Quindi il quadro di riferimento di queste norme è chiarissimo, le norme vanno in questo senso, va certamente fatta una riflessione sulla tutela del minore nato da queste pratiche, nel senso che occorre assolutamente che l'ordinamento italiano presti importanza al superiore interesse del minore, presente nella giurisprudenza italiana, ma anche nella giurisprudenza europea e nei documenti internazionali, prevedendo la piena adottabilità del bambino nato da queste pratiche, bambino che dovrà avere gli stessi diritti degli altri bambini, così come previsto negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione italiana. Parlo ovviamente non solo del diritto all'affettività, ai sentimenti, ma anche al diritto ai diritti patrimoniali, ai diritti ereditari, che sarebbero come dire messi a repentaglio se il nostro ordinamento non si curasse di realizzare un sapiente ed equilibrato bilanciamento tra la necessità di scoraggiare queste pratiche a tutela della dignità della donna e l'esigenza altrettanto fondamentale di tutelare i figli nati da queste pratiche. Io, Presidente, avrei finito. Sì, rispettando i tempi. Allora, c'è qualcuno che vuole intervenire, altrimenti... Sì, ecco, il senatore Rastrelli. Sì, buongiorno professoressa, grazie della sua disponibilità. Volevo soltanto chiederle, in relazione a questa nuova individuazione come reato universale della maternità surrogata, se, come mi è sembrato di comprendere dalla sua relazione, è perfettamente in linea con le indicazioni che nel tempo si sono susseguite da parte della Corte Costituzionale e se a sua volta la giurisprudenza costituzionale è in linea con le pronunce in sede sovranazionale, in sede europea. Grazie. Scusi, professoressa, prima raccogliamo gli spunti che offrono i vari rappresentanti dei gruppi, cioè il capogruppo di Forza Italia, ad esempio, vuole parlare.
Volevo chiederle, professoressa, un aspetto che riguarda proprio la sua competenza in materia di diritto costituzionale. In generale la previsione della pena che è stata individuata nella fattispecie è una pena tendenzialmente lieve, non fra le più gravi. In generale i reati universali invece sono reati che vengono sanzionati con pene piuttosto gravi. Allora voglio capire se secondo lei questo può essere un vizio di costituzionalità o invece può essere risolto dal punto di vista proprio del principio di uguaglianza e anche di proporzionalità. Grazie. Io invece volevo sapere, secondo lei da un punto di vista costituzionale, giuridico, è corretto no fare una distinzione tra pratiche fatte con remunerazione a titolo oneroso e invece quelle, la cosiddetta surrogazione solidale? Grazie. Se può rispondere a queste domande e poi concludere il suo intervento nel lasso di tempo già prestabilito. Allora sì, per quanto riguarda l'estensione della punibilità del reato del cittadino italiano all'estero, certamente questo si pone nella logica delle norme ordinamentali, in particolare delle norme presenti nel codice penale, perché nel caso in cui il reato sia particolarmente grave, cioè abbia un forte disvalore sociale, appunto la punibilità del fatto può avvenire anche all'estero. Ovviamente parliamo sempre del cittadino italiano e non del cittadino straniero. Quindi mi sembra coerente con il disvalore sociale del fatto che viene commesso. Per quanto riguarda invece la pena, le pene sono rimaste le stesse, invariate rispetto a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 40, e non mi sembra che da questo punto di vista ci possano essere dei vizi di costituzionalità, perché come sappiamo la pena, ma in generale il diritto penale, è estrema ratio, e quindi anche una pena lieve, che poi tanto lieve non è, può rappresentare una deterrenza alla commissione di un fatto penalmente rilevante. Per quanto riguarda la domanda che mi faceva lei, Presidente, la differenza tra pratica a titolo oneroso e pratica a titolo gratuito, io direi che qui bisogna guardare al bene che viene leso. Il bene leso è comunque la dignità della donna, è il corpo della donna, possibilità che la donna subisca delle menomazioni, nel senso delle malattie, delle patologie durante la gravidanza, e quindi da questo punto di vista il fatto che la pratica sia a titolo oneroso, a titolo gratuito, mi sembra che non incida sul bene che viene protetto, che la norma intende proteggere. È chiaro che si potrebbe immaginare nel caso di differenza tra oneroso e gratuito anche una differente proporzione rispetto alla pena che viene appunto prevista nell'articolo 12 della legge 40, ma anche nel nuovo articolato. D'altra parte le dico questo, la legge 40 nel comma sesto in materia di surrogazione di maternità non fa alcuna differenza fra titolo oneroso e titolo gratuito, dice quella pratica è vietata, ed è vietata perché fa male alla donna. Grazie professoressa, a nome di tutta la commissione la ringraziamo per il suo intervento. Grazie, buongiorno.